Mister, una gara diciamo equilibrata fino a un certo punto, poi l'Atalanta avrebbe avuto tante occasioni per passare in vantaggio, no, non c'è riuscita. Non so, partita difficile perché abbiamo incontrato una squadra che comunque ha entusiasmo, grande condizione, che ha potuto preparare molto bene la partita, però devo dire io sono comunque soddisfatto della prestazione dei miei, perché non era facile così radunarsi alla vigilia, però abbiamo giocato con buona determinazione, con dei concetti giusti, con una mentalità giusta, e alla fine non abbiamo vinto perché non siamo riusciti a realizzare una delle occasioni che sono capitate, soprattutto nel secondo tempo, però queste sono prestazioni che comunque mi soddisfano. Vedere il miglior attacco della Serie A che non segna gol è un evento raro, cosa è mancato sotto porta? È mancata un po' di qualità, anche un pizzico di fortuna, perché quel gol annullato è veramente di questione di centimetri, qualche altra situazione è stato molto bravo il loro portiere, però abbiamo creato, non è che non abbiamo creato, nonostante che non tutti fossero magari nella condizione migliore, questo può essere anche normale, però anche poi coi cambi siamo riusciti comunque a fare bene. Alla vigilia ha scelto di lasciare a casa 4 giocatori che rientravano dalle nazionali, perché questa scelta? Questa scelta perché sono arrivati in 8 e da venerdì a tutti gli altri giovedì, e alcuni sono arrivati anche molto affaticati e io non ho fatto nessun tipo di turnover perché stavo a guardare l'11, semmai il turnover in panchina, ma quello è anche un modo per dare spazio poi ai giocatori appena arrivati e aiutarli a inserire. La formazione era una formazione assolutamente titolare, la migliore possibile in questo momento. Quindi questi ragazzi che erano forse, avevo anche l'opportunità di sostituirli in panchina meglio, bene, e quindi gli abbiamo dato la possibilità dopo tanto tempo, sono anche tra quelli che hanno tirato di più, oppure tra quelli che sono arrivati, sono scesi dall'aereo e sono venuti a fare allenamento. Alla vigilia ho detto bisogna pensare gara per gara, adesso archiviato questo secondo pareggio consecutivo c'è il Liverpool, che è veramente una gara tosta. E certo, adesso andiamo a giocare a Liverpool, e il risultato dell'andata è stato molto pesante, però questa è una partita che si parte da 0-0, io rivedendo anche quella gara per mezz'ora abbiamo contrastato bene e tenuto bene, creando anche qualche buona opportunità. È una partita che si riparte e se fossimo capaci a fare il risultato è chiaro che ci darebbe una buona spinta, ma la Champions è ancora tutta aperta. Grazie.